Una e due strisciate, con due cartellini diversi. Stessa cosa fa lui. Loro, invece, dopo aver beggiato, salgono sull'auto e se ne vanno a fare la spesa o al bar. Lo testimoniano le telecamere di videosorveglianza installate dalla Guardia di Finanza nell'ospedale Don Tonino Bello di Molfetta, in Puglia. Le indagini sono durate 2 anni, stanati 30 dipendenti fra medici, paramedici, amministrativi e tecnici manutentori. Ai domiciliari sono finiti 12 di loro. L'ennesima brutta storia di furbetti del cartellino arriva proprio nelle ore in cui entra in vigore la legge Concretezza, che punta a combattere l'assenteismo, oltre che con la videosorveglianza, anche con le impronte digitali. Questa volta però i furbetti in questione sono dipendenti di un ospedale pubblico, in un momento complicato per la sanità italiana, vista la carenza di dottori in molte regioni, il richiamo in corsia di pensionati per tamponare l'emergenza e la richiesta di medici militari. Gli assenteisti sono accusati di truffa aggravata, falsità ideologica, abuso d'ufficio peculato. Alcuni di loro, dopo aver strisciato il badge, uscivano dall'ospedale per andare a svolgere le visite nel proprio studio privato. C'era inoltre chi approfittava della legge 104 per sbrigare faccende personali, usando persino l'auto di servizio. In tutto gli inquirenti hanno contato 300 episodi simili. Il GIP parla di fraudolenta solidarietà fra i dipendenti e di sistema diffuso e consolidato. Se i fatti contestati dovessero essere confermati, i dipendenti saranno licenziati senza indugio, fa sapere il direttore generale della ASL di Bari.